Salvatore Daria, Gaetano Maiorana, Salvatore Noto, Alberto Poliseri, Paolo Scaduto. Ogni anno, nella più lontana delle Egadi, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, vengono letti a voce alta i nomi dei marettimari morti nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale, i cui nomi sono riportati nelle due lapidi e si trovano davanti l'ingresso della Chiesa di Maria Santissima delle Grazie, dove, nel corso della cerimonia tenuta ieri, sono state deposte due corone di alloro. Un modo per tenere viva la memoria di quei figli dell'isola che non sono più tornati a Marettimo, morti al fronte o dispersi in mare dopo l'affondamento delle navi in cui erano imbarcati. I caduti della Prima Guerra Mondiale furono 10, 14 quelli della Seconda Guerra Mondiale, 5 dispersi, i cui corpi non furono mai trovati. La comunità egadina ha sempre voluto tenerne viva la memoria, leggendo ogni anno i loro nomi a voce alta, come fatto ieri mattina dall'assessore Vito Vaccaro durante la cerimonia che si è aperta con la messa celebrata da Don Alberto Genovese presso l'oratorio parrocchiale. Dopodiché si è aperto un corteo religioso che ha raggiunto Piazza Umberto, dove c'è la chiesa dell'isola, con le lapidi dei morti in guerra. La commemorazione dei caduti si è conclusa nella banchina dello Scalo Nuovo, il porto dell'isola, con il lancio di una corona in mare.